Dai, esci tipo come food blogger dall'angolino. E allora ragazzi, oggi siamo qui per il food porn, la carbocrema di Ciccio. Ciurma, sono ritornate le skin più pazze di sempre su Minecraft. Quindi iscrivetevi subito se siete nuovi, attivando la campanellina, lasciate like a questo video per un prossimo episodio. E adesso iniziamo subito con la prima skin. Le vostre skin scolastiche di Minecraft insieme al doc. Let's go! Ragazzi, direttamente dall'armadio. È tornato grande cervo a vedere le vostre skin che mi avete inviato a tema scolastico, visto che appunto ormai sta iniziando la scuola. Tu non vai a scuola, doc? Io no, io mi sono fermato all'asilo. Infatti volevo un attimo una tua mano perché devo completare un compito di casa. Certo, io vado spesso all'asilo, andiamo. Qui alla lava... 15 più 18, quanto fa? Quanto fa? Dimmelo tu quanto fa. Non lo so quanto fa. No, dimmelo tu. 15 più 18, quanto fa? Quanto fa 15 più 18, doc? Non lo so. Allora, 20, 30, sì. 32. 32? No. Scrivetecelo nei commenti. Ho creato questa lavagnetta. C'è una cosa, ragazzi, importantissima. Mandate le vostre skin con un tema tipo Natale, Halloween, estive, quello che volete, all'email minecraft@emerald.net. In più tutti i nomi scritti qua sotto nella lavagnetta, anche questi qua, sono tutti gli abbonati di questo canale YouTube. Quindi se vi abbonate, nel prossimo video ci sarà il vostro nome. Oh guarda, c'è un suka dietro al mondo. Hai visto? È un piccolo easter eggs devastante. Ma Checco, io me lo stavo chiedendo da prima. Checco è il Checco che penso io? È lui. È Checco bomba? È lui. Ma scusa, questi cartelli appesi? Questo è Minecraft 1.69. Ma c'è scritto suka. Praticamente ragazzi, se vi siete persi tutti gli scorsi video eccetera del tema delle skin, li trovate a fine video oppure qui in alto a destra c'è la playlist. Doc, quando vuole. Certo, inizio allora. Inizi, si presenti. Allora doc, questa ce la manda Pollo Polacco. Ok, Pollo Polacco. Ok, per gli amici WP, vai, esci. Come WP, scusa. Ecco, allora. Allora. Non mi sembra un pollo e non mi sembra polacco. Cioè, non so, a meno che non... Girati un attimo, non so, ma c'è... No, è un po' rotta, devo dire. Si vede? Sì, no. Cioè... Si vede o no? No. Okay. Però c'è qualcosa che non quadra in questa skin. Puoi provare tipo un attimo a farti pelato? Certo, puoi levarti del... Me ne voglio cuore. Scusami. Alla parrucca, bro. È una parrucca, cioè... Come si chiama quella che ti metti in testa per non farla andare sulla pelata? Hai capito? Il parrucchino. Ci mettono una capanna, tipo... Come si chiama? No, bro, dai. Doc, tu sei quello pelato, io non... Ma io non sono pelato. Vabbè, comunque, questa skin, devo dire, carina, niente male. Una merda. Vabbè, ragazzi, l'ha detto lui, cioè, dovete impegnarvi di più. Mandate le skin più belle, più meme, all'email minecraft@emerald.net. E quindi adesso, Doc, scusami, la prossima skin... Allora, la prossima skin ce la manda Big Alex Prime. Io ho paura, io ho veramente paura. Allora, è bella, cioè, sembra bella. Ok. Scavicchio. Scavicchia? Riconosci? Vedo un braccio? Oh! Vedi la faccia? Ma sei un pollo, ma scusami. No, ma bro, è un pappagallo. È un pappagallo? Certo, bro. Ma è tipo quello che fanno... Pigabu! Tu ce l'hai un pappagallo? No. Ragazzi, a 10.000 like io e Doc compreremo un pappagallo. Verde. Chi ne è bella però, dai. Questa ci sta... Allora, non capisco dov'è il tema scolastico, ragazzi. Non è tema scolastico. Vabbè, ma può essere questo che diciamo va a scuola tipo vestito da pollo, da pappagallo. No, bro, guarda che è difficile perché ho cercato una volta un costume da pollo intero. Non si trova. No, non sarebbe, penso, ottimale. Cioè, a meno che non lo usi per rimorchiare, non ha senso. Allora, invece la prossima... Ce la manda Nightmare_008. Oddio, Nightmare_008, proprio lui! Proprio lui, adesso... Il grande Nightmare 008, 0 soldi, 0 donne e 8 bambine in cantina. Sì, è un 8. È un 8? Sì. Eccomi, mi hai visto? Sono carino? No. Ma non sono carino! Ma che cosa... Io me ne vado. No, bro. Allora, sono un tronco. Non è scolastica però. Dove sei andato? Nell'armadio? Sono nell'armadio. No, non vattene via. No, io, guarda che se c'è Lion io non voglio aprire. Io non... Bro. Lo sapevo, bro. Lo sapevo. Esci da Lion, bro. No, perché se ti metti dentro è frittissimo, bro. Mettiti dentro. Aspetta che mi levo io. Ma sembra un alieno.
Io lo no, sapevo che ho fatto crollare la maretta. Ci state scammando! Intanto abbiamo due bocciati già. Primo giorno di scuola, già bocciati. Due bocciati. Allora, questa invece sì, ce la manda tua cugina vicina. Ma è tua cugina o mia cugina? Tua. Quindi tua cugina. Tua. Per forza tua. Ok, ma dimmi che almeno è tema scolastica, doc. Attuale, ti posso dire attuale perché comunque con, insomma, i Maranza, tutte queste cose qui. Oh no. Esco, io... Esca. Eccomi qua. Allora, come vedi, un sus. No, 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 doc. Oddio, si vede qualcosa, mi sa. Si vede? Aspetta, ma se mi metto il cactus... No, no, doc. Dimmi. Mettila! Ok, scusa. Allora, il costumino sotto è carino però, eh. Sì, allora, è un Amogus Made. Ah, ecco, Made, bravo, bravo, non mi ricordavo il nome. Ma in che scuola andate, ragazzi? Bro, ma è la nuova moda, lo sai. No... Madonna mia, ma sono fortissimo, bro. Doc, ma fai palestra, vedo. Ha! Doc, sei fortissimo. Bro, è il costumino, vedi? Mamma mia, ma guarda, guarda. Allora. Sì. Io ho scoperto una cosa. Cosa hai scoperto? Me l'ha insegnato il mio amico Lion. Sì. Aspetta, Allora, girati un secondo. Io sto avendo paura. Allora, aspetta, camminando all'indietro. Girati un po' a destra. Oh, no, girati. Ok, cammina un po' indietro. Ok, basta, basta, fermo. Guarda dritto tu, dalla destra tua, dritto. No, troppo, troppo! Ok, sinistra. giro. Dritto, ok, ok. Allora, un passo indietro, shifta. Me l'ha insegnato Lion questo, eh. Okay, no, qual è la prossima skin? La prossima skin è... Allora, ce la manda Paolo il bomber HD. Grande Paolone. Grande Paolo. Grande allora, Paolo. Non so come spiegartelo, onestamente. No, io. Ma io ho chiesto. Io, ragazzi, ho proprio chiesto alla mia community: mandatemi delle skin un po' meme, ma soprattutto skin scolastiche. E questo è il risultato. Bene, allora, questo è un supereroe. Non è scolastica, penso sia un supereroe. Ok. È verde. È non Hulk. È muscolo. Ok, no. Non è muscoloso. Un uomo lucertola. E. Ha la faccia, praticamente sembra un piccione. Eccomi qua. Bro. Ma è letteralmente la faccia di Steve. È un green screen. È un green screen. È un green Steve. Possiamo metterci DJ Khaled che balla sulla pancia? Dai, bella questa. Non è scolastica però. Bocciato. Paolo il bomber HD. Bocciato, bocciato. Non va bene. Ma... No. Vabbè, mi sembra un po' eccessivo così, eh. Ma che cosa... Questo non l'ho scritto io. Come no? Chi ci stava qua dietro, Doc, eh? Non lo so. Questo l'ho scritto io. È di boy il cowboy. Boom. Dal futuro, vedi? Io penso che adesso ti faccio detonare. Vabbè, bro. Allora, è a tema scolastico, nel senso che... Ok. Potrebbe essere un tipico professore calabrese. Cosa ma significa? Adesso riconoscerai subito le fattezze, ecco. Ce la manda il villager di Bari. Il villager, quindi, che mangia le cozze a colazione, suppongo. Sì, penso proprio di sì, sarà proprio lui. Allora, esco. Questo è prof. Vai. Di ginnastica calabrese. Prof di ginnastica calabrese? Sì, vedi, un po'. Ma perché lo vedo un po' alticcio, diciamo? Perché è calabrese. Ho capito. Oddio, ma c'è una faccia in pancia! No, vabbè. Guarda che spalle. No, le spalle sono veramente grosse, incredibile. Certo che andare così a scuola, ragazzi, non penso che... Sei un grandissimo figlio di buttare. No, bro, sono il professor calabrese. Ah, giusto, scusi, mi ho sbagliato. La prossima skin ce la manda XX Omega Player. Oh mio Dio. Allora, questa... allora, mi ricorda vagamente qualcosa. Non sono sicuro che sia quello. No, dai, va bene. Dopo questa facciamo poi un... Una caccia al tesoro, vai. Come una caccia al tesoro? Sì. Eccomi qui. Hai capito chi è? Eri al momento della caccia al tesoro, Doc. Ok, cosa devo trovare? Devi trovare il tesoro dentro questa stanza. Dentro questa stanza? Dentro questa stanza c'è un tesoro. Non era quello. Mi apri tu allora? Ma aspetta, aspetta! L'ho già visto. Allora, l'ho intravisto. Ma devo zoomare? Chiudi? Ma devo zoomare? Certo. Vai. Bro, è quello fritto di Telegram. È bellissimo. Vai, dimmi allora, quando sei zoomato. Sono zoomato. Ancora mandata, ragazzi. Bro, clamoroso, Sembra il mio cane dopo capisciato sul tappeto. E allora viene, capito? Che sì, che c'ha lo sguardo pentito. Certo, passiamo alla prossima skins. Che ci manda Fairy Reaper. Fairy Reaper. Ok. Sì. Diamo una traduzione, sappiamo cosa significa. No, è un nickname. Alexa, traduci Fairy Reaper. Ok, ma in quale lingua devo tradurre? In inglese. No, in italiano. Fairy River. In inglese si dice Fairy River.
Hai ragione, Doc, ho sbagliato. Alexa, traduci Fairy Reaper in italiano. Non lo so. Benissimo. Vabbè, incredibile. Alexa, vabbè, dovresti andare tu a scuola. Allora, però fermo, questa è la prima skin a tema scolastico. Oh mio Dio, mamma mia. Cioè, praticamente saranno le ultime. Bro, questa me la bomberei di grave, eh. Cioè, dai, dai. Se solo non spendesse tanti soldi dallo psicologo. Cosa? Sì, eccoci qui. Oh, oh. È una allora, tipa vedi. Anime. È una tipa anime? Sì. Adesso vediamo se è nuda sotto. Allora, ciurma, nei commenti scrivetemi il nome della prof. Della prof. Allora, vediamo se è nuda. No, non penso che sia. Doc, vai via. Doc, vai subito via. Perché, bro? No, no, Doc, devi andare via. Doc, vai via. Vado. Allora, è arrivato il momento della prossima skin. Allora, tu la sei prossima pronto? Skin ce la sì. manda Crying Matt 98. Vai. Allora, praticamente si tratta. Aspetta, che non c'ho la capocchia. Ecco perché. No, non si preoccupi. Rimetto capocchia. Ah, rimetto. Ancora più brutta, bro. Allora, credo di essere Venom. Dove cazzo sei? Ehi. Chi c'è? Dove sei? Cosa? No! Oddio, ma sei una waifu Venom. Sì, ma non hai visto tutto. Bro, ma perché? Sai che lingua c'ha Venom? Però. Sì. Qual è il tricks? Che tricks c'è? Allora, adesso sono Venom. Sì. Ma se io faccio così, sono un pinguino. Non. Oddio! Sì! Bro, fermo! Ma tu lo sapevi che i pinguini imperatori... Sì? ...possono stare fino a 100 giorni senza mangiare? Davvero? Però giuro. Alexa, quanto può resistere un pinguino imperatore senza mangiare? Ecco una risposta di un utente Alexa Answers che ho tradotto. Per i pinguini reali maschi, questo periodo dura 55 giorni. Per il pinguino imperatore maschio, il digiuno può durare fino a 120 giorni. Let's go! 120 giorni! Lo sapevo, bro, lo sapevo. Ma è devastante! Bro, certo, i pinguini sono incredibili. Ma secondo te quanto può rimbalzare un pinguino? Allora, invece, la prossima skin ce la manda Vulva Ideo 3... No, cosa? Vulpo Ideo 03, ok? Va bene. Sì. Bro, però cioè lo sai che se ti fermi lì devo farlo. Oh, tranquillo, non capita. No, non lo so. Allora, non sarà di un altro anime. Quindi, ciurma, merito vostro se scopriremo il nome. No, ho le orecchie, c'è le orecchie. No, non Lecca? Sei pelato. Lecca? Bello. Mono. Prego. Doc, lei sta usando un sistema di leve specchi in questo modo. Doc, ma quindi le skin sono finite? Assolutamente no, Doc. C'è quella di Anonimo. Cioè, già ti sei dimenticato come funziona? No, Doc, mi ero dimenticato. Doc, no, la skin di Anonimo. No, Doc, io ho paura. Mi metto già col FOV, pure bassissimo. Allora, scavicchio. Scavicchia. Se esce troppo, dimmelo, Va bene. Doc, ma io non la sto vedendo. Calma. Ah, ok, scusa. Oh, no, già vedo troppo rosa per i miei gusti, Doc. Cosa vuol dire troppo rosa, però? Sono i capelli. Ah, ok. Vabbè, sembra normale. Zio! Oh! Chi è? Bro, bombabile, ma non lo so. Bombabile sì, mica c'ha due tasti. Ma chi è? Non lo so, si mette al centro schermo, vediamo. No, scendo dal... Doc, scendo dal cactus. Qua? Ok, allora... Scolastica questa. Tipica 07 a scuola. Doc, dobbiamo ritornare a scuola. Io ci vado. Sì? Ma dove sei arrivato per ora? No, sono un professore. Ah, mi fa piacere, ho capito. Certo. Ma cosa insegni? Tutto, bro. Per una volta, ragazzi, non abbiamo la skin di Anonimo che dobbiamo censurare. Ha! Ma no, bro. Doc, bro. Doc, smettila! Bro! È troppo realistico! Ma non sono io che shifto! Bro, sento proprio che fai... Non è vero. Sì. Ok, perfetto. Ciurma, a questo punto mandate le vostre skin nell'email minecraft@emerald.net. Iscrivetevi al canale, attivando la campanella per le prossime skin. E noi, ciurma, ci becchiamo questa sera alle 20 in live su Twitch. Non mancate. Ciao a tutti.